Grande successo per le giornate FAI di Primavera Civita, uno dei borghi più belli d'Italia che ha accolto turisti e cittadini tra le gole del Raganello, i musei ed il Ponte del Diavolo. Le giornate FAI di Primavera, 25esima edizione, un orgoglio, una grande occasione avere una fondazione di rilevante importanza quale il FAI. E la delegazione del FAI Polino ha voluto anche questa delegazione alla cultura Arbrescia e quindi oggi siamo a Civita, un patrimonio di inestimabile valore, e gli Arbresh, l'arberia è un patrimonio da tutelare, è un patrimonio da promuovere e quindi è nello spirito del FAI che ci auguriamo queste due giornate di primavera possano valorizzare e continuare ad avere nel tempo un valore di inestimabile portata. Sindaco, Civita al centro del 25esimo anniversario delle giornate FAI, è un'emozione importante. Per il mio piccolo borgo sicuramente, ma penso pure per tutto il territorio del Pollino che vive queste due giornate particolari, le vive a Civita in primis, ma tutto il territorio è qui presente per queste due belle giornate. Mi auguro queste due belle giornate che si svolgeranno dalla Chiesa Madre, si svolgeranno con un passaggio obbligato al Belvedere e poi si chiuderà col Ponte del Diavolo per far ammirare a tutti quanti gli studenti del territorio, a tutti gli iscritti FAI e a tutti i turisti presenti oggi qua a Civita le nostre bellezze ambientali, storiche, culturali, etniche, religiose, che sono un coagulo di attività che ci permettono a noi di crescere ogni giorno di più. Per la prima volta la comunità Arbresh va a rappresentare l'intera area del Pollino, una giornata del FAI, tanta gente, tanto fermento per le strade. Beh, io credo che sia una cosa naturalissima, d'altronde gli Arbresh da sempre hanno accolto col loro senso di ospitalità chiunque, e questo è chiaramente è un nostro orgoglio e fa parte del nostro patrimonio proprio culturale. È chiaro che vedere tanti ragazzi, tante scuole che girano per Civita, che è la comunità di riferimento del Parco Nazionale del Pollino per le sue bellezze naturalistiche e paesaggistiche, chiaramente riempie di orgoglio anche noi che non siamo di Civita ma che comunque siamo Arbresh e quindi partecipiamo volentieri.